Sono anni che io volevo fare una trasmissione televisiva assieme a Lorella, ma c'era sempre qualcosa che ci alternava, no? C'era lei o c'ero io, c'era lei o c'ero io. È una trasmissione veramente che mi dispiace che non l'abbiamo fatto anni fa. L'idea di trovarmi protagonista insieme a Heather di uno spettacolo così, io lo vivo proprio come, visto che siamo in periodo prenatalizio, quei bambini che hanno questo pacco enorme, regalo, e che devono proprio aprirlo con tutta calma per godersi il Natale. Ecco, io sono più o meno su quella, cioè in quel mood lì. Io e Heather siamo due donne completamente diverse, anche proprio nell'approccio di questo spettacolo. Quindi secondo me sarà molto divertente. Non siamo mai state nemiche, mai. Neanche amiche. Neanche amiche. No. E oggi? Ma non siamo neanche rivali. Non è una gara questa trasmissione, non so perché la gente insiste, anche i fans. Non è una gara, non siamo rivali. Io ho già detto che sono allergica a nostalgia, e invece Lorella piace la nostalgia. Qui hanno mischiato, non è una nostalgia, ma hanno preso i nostri sogni di ieri, le canzoni, certi momenti di ieri, e credo che stiamo riuscendo a farli un po' all'avanguardia. Io trovo la parola nostalgia una parola bellissima, non è una parola affatto brutta, cioè non è un guardare al passato come a qualcosa del quale ci dobbiamo in qualche modo affrancare. Io penso che noi dobbiamo guardare avanti e quindi naturalmente avere la capacità, no, di saperci reinventare ogni volta, però credo che l'occhio al passato, soprattutto a tutto ciò che di bello c'è del passato, non dobbiamo mai perderlo. Sarebbe patetico se io mi mettessi a ballare come quando avevo 30 anni, che per me i 30 anni ero perfetta. Oggi a 56 anni di mettermi a fare balletti così fa ridere, è ridicolo. Credo che ci sia un'età per essere giusti sempre, no? Certo, l'importante è fare le cose per come si possono fare. Io sono comunque una persona che ha sempre avuto dei limiti, quindi non c'è mai stato un momento in cui io sia stata perfetta, per cui voglio dire, sarò imperfetta a 51enne, ecco. Il fatto che balli poco in questo programma, devo dire che un po' mi fa rabbia, no? Perché una come lei poi, con le sue capacità, con la sua tecnica, con il suo estro, insomma, avrebbe potuto secondo me fare anche di più, ma sono scelte di vita. L'idea di non incontrarci è perché evidentemente c'è un po' il gusto di rivederci insieme per la prima volta, con quell'emozione, quella sera lì.